Benvenuti telespettatori di Telearena a questo nuovo appuntamento con Rugby Time, la trasmissione dedicata al rugby scaligero, in particolare del CUS Verona. Questo weekend è stato segnato dalle vittorie delle formazioni giovanili verde-blu, in particolare dell'Under 16 e dell'Under 14, mentre la prima squadra di Serie 1 del Franklin & Marshall ha osservato un turno di riposo per far spazio alla nazionale nel torneo delle 6 nazioni, sconfitta purtroppo negli ultimi minuti proprio al termine di una grande partita dall'Irlanda a Roma al Flaminio. Il tema di approfondimento poi di questa quarta puntata sarà dedicato invece alla formazione dell'Element Power Scaligera Rugby Verona, che milita nel campionato di Serie C, che andremo a conoscere attraverso anche interviste all'allenatore, al capitano e al suo presidente. In ogni caso, anche se il CUS Verona ha osservato un turno di riposo nella massima serie di Serie A1, il resto del girone è sceso in campo per disputare il recupero dell'ultima gara della stagione 2010, l'ultima gara di dicembre, che era stata sospesa per le cattive condizioni meteorologiche, pioggia e neve, avevano fermato 4 incontri su 6. Ebbene, andiamo a vedere questi risultati quindi di questa giornata di recupero del campionato di Serie A1. Primo risultato subito importante con il Consel Firenze Rugby, che supera in casa per 32 a 23 il San Gregorio di Catania, formazione che era iniziata al secondo posto, quindi risultato importante per la squadra gigliata che cresce in classifica. Poi il Badia che domina per 36 a 7 l'Amatori Milano, punti preziosi per la classifica, e l'Udine che invece cede per 19 a 23 in casa l'Orved San Donà, e infine il Banco di Brescia che viene travolto dalla capolista Calvisano per 0 a 53. La classifica a questo punto aggiornata con queste gare di recupero vede ancora il Calvisano in testa con 64 punti, seguito a 14 lunghezze di distanza dal San Gregorio con 50, quindi le Fiamme Oro a 49, poi ecco CUS Verona e Consel Firenze appaiati a quota 45, il Franklin quindi raggiunto al quarto posto, San Donà subito dietro a 44, il Meditalia Pro Recco con 24 punti, quindi Brescia e Udine appaiati a quota 22, quindi Livorno a 14, l'Amatore Rugby Milano a 11 e chiude il Badia a 8 punti che sta scalando la parte bassa della classifica. I ragazzi comunque della Franklin Marshall CUS Verona di Serie 1 hanno impegnato in maniera interessante la domenica andando a sostenere al Palasport la Marmilanza Blu Volley Verona impegnata contro l'RPA San Giustino all'interno di una collaborazione tra le due società, tra rugby e pallavolo, inedita che promette sviluppi futuri. Andiamo a vedere il servizio di questa giornata particolare al Palasport. Un gemellaggio porta fortuna. Domenica sera al Palo Olimpia i giocatori del Franklin & Marshall CUS Verona Rugby sono stati ospiti della Marmilanza Verona in occasione della partita interna di campionato di Serie A1 contro la RPA San Giustino. L'ASCO e compagni hanno vinto 3-1 una gara fondamentale per restare aggrappati alla zona playoff. L'invito dalla società di volley di Verona è stato accolto con piacere ed entusiasmo dai giocatori verde-blu, accompagnati per l'occasione anche dal presidente del CUS Verona, Danilo Zantedeschi, dal presidente del CUS Verona Rugby, Giorgio Sandroni, dal direttore Davide Adami, dal dirigente Antonio Talarico, dal coach Danilo Beretta e dalla massofisioterapista Lara Visonà. Alla fine del primo set, Giorgio Sandroni e il presidente della Marmilanza Nereo Destri si sono scambiati in campo i rispettivi palloni da gioco con tutte le firme degli atleti. A fine gara, invece, Sandroni ha premiato i due giocatori eletti come migliori in campo, Michael Lasco e Marco Meoni. «Mi sono sentito quasi in imbarazzo in mezzo a quei due giganti», ha scherzato Sandroni, «ma entrambi hanno disputato un match fenomenale». Prima di salutarsi, i giocatori di Marmilanza Verona e Franklin & Marshall CUS Verona Rugby hanno scambiato due chiacchiere prima di concedersi alle foto ricordo in mezzo al campo. Un'esperienza che sarà ripetuta di sicuro in futuro. Adesso aspettiamo di vedere i giocatori della Marmilanza al Gavagnin per una partita di Serie A del Franklin & Marshall CUS Verona Rugby. Tornando al rugby giocato, dicevamo weekend trionfale per le formazioni giovanili del CUS Verona Rugby con le due compagini dell'Under 14, la A e la B, e delle due dell'Under 16 arrivate entrambe a risultati positivi. L'Under 14 1 che supera seppure a fatica per 28-21 il rugby Badia, mentre l'Under 14 2 travolge il Trento per 71-0. L'Under 16 2 infine non ha giocato per il ritiro del West Verona dal campionato, mentre l'Under 16-1 ha superato nettamente in casa il rugby Asolo. Ma andiamo a vedere il servizio su queste partite delle formazioni giovanili del CUS Verona. Non si ferma più l'Under 16-1 del CUS Verona, allenata da Loris Renica. Inserita nel competitivo girone 2 del Comitato Interregionale delle Venezie e vinto lo scorso anno, i ragazzi cussini, dopo un inizio con qualche incertezza nel torneo di quest'anno, hanno iniziato a scandire un ritmo vittorioso, scalando la classifica e conquistando, con un grande successo esterno a Venezia, la testa del girone. E domenica hanno marcato un'altra favolosa conferma del buon momento, travolgendo il Gavagnin i trevigiani dell'Asolo, che li avevano impegnati nella gara di andata.
Ben 10 le segnature dei verde-blu, con tripletta di Marchio, doppietta di Signora e Renica, acuti di Bertucco e Tanto assieme, Contri e Campara, integrate da 5 trasformazioni di Giordano-Renica. Il CUS Verona, che ha schierato una formazione integrata da diversi atleti della Under 16-2, ha nobilitato la vittoria sui rossoblu trevigiani con un gioco spumeggiante fatto di profonde verticalizzazioni e ariose aperture al largo, segno di una crescita non soltanto sul piano dei risultati ma anche del gioco. Il progetto voluto fortemente dalla Oris Renica e dalla società, che integra alimentazione, campo, preparazione fisica e atletica, sta dando i suoi frutti migliori. E lanciata dal successo dell'Under 16, anche l'Under 14-2 di Marco Rangone ha firmato una grande vittoria superando per 71-7 domenica mattina i coetanei del Rugby Trento. La squadra verde-blu, formata da ragazzi cresciuti assieme nel mini rugby, ha dimostrato di saper alimentare un rugby davvero dinamico e spettacolare, divertente e di qualità. I ragazzi scaligeri, tra cui sono spiccati nei tre quarti Cottini, Piccoli e Viviani, Mischia, Cruciani e Biagi, hanno marcato ben 11 mete integrate da 8 trasformazioni. 7 le mete segnate già nel primo tempo, 4 nella ripresa, segno di una tensione mai calata. I piccoli verde-blu, insomma, crescono davvero a grandi passi. E dal rugby giovanile torniamo al rugby seniores e andiamo a conoscere in questa puntata la realtà della Element Power Scaligera Rugby Verona, la formazione che milita nel campionato di Serie C assieme all'altra società del CUS Verona, del Ferrari BK. Una società davvero particolare, quella della Scaligera, al suo secondo anno di vita, che potremo conoscere attraverso queste interviste e i servizi sul campo.